Shall we begin? cari amiche, cari amici, cari amanti dell'arte vera, benvenuti, benvenuti da Casa d'Aste a Sant'Agostino a questa nona puntata di Oltre l'Asta. Abbiamo avuto tanti spettatori, tanti di voi ci hanno seguiti tramite i canali Sky, tramite internet e la web tv e di questo ovviamente vi portiamo a, a noi tutti di Casa Sant'Agostino, eh, vi ringraziamo davvero per come dire, la vostra costanza e la vostra fedeltà e il vostro interesse. Allora, come vedete mi trovo al centro di una bellissima stanza, alla mia destra, alla mia sinistra, pareti veramente eh, con quadri, con opere, con tele spettacolari che andremo a vedere adesso più dettagliatamente, una per volta comunque vi anticipo che si tratta di ben 18 opere di 18 artisti dell'Ottocento e del Novecento italiano. Intanto vi do però il benvenuto eh, su tutti i nostri eh, canali e quindi vi ricordo che ci potete vedere, e ci state vedendo perché siamo in questa nona puntata che è anche la seconda diretta e la seconda diretta perché fa seguito alla prima diretta di lunedì 21 marzo. Eh, e quindi abbiamo iniziato la primavera in un modo meraviglioso, eh, tutti noi amanti dell'arte, eh, noi di Casa San, d'Aste Sant'Agostino e voi, cari amiche e cari amici. E qui siamo al 28 quindi marzo. Siamo al lunedì, seconda puntata. Vi ricordo che siamo sempre in onda dalle ore 19 alle ore 21 tutti i lunedì. E allora vi ricordo che ci potete vedere su Free Channel 855 e People TV 846, che sono i canali Sky. Poi ci potete vedere sul digitale terrestre per il Monte 217 e poi eh, su diversi altri canali per province varie nel Veneto, eh, in Lombardia e in Emilia, in Liguria. In più ci potete vedere sui social network, quindi su Facebook e su YouTube, e ovviamente sulla web tv via computer o via telefonino, e anche sul nostro sito, quindi www.santagostinoaste.it. Vi ricordo che ovviamente i nostri telefoni ai quali rispondono eh, i nostri esperti d'aste, vi ricordo il numero 011 43 77 770. Casa d'Asta e Sant'Agostino e a Torino in Corso Tassoni 56. Quindi in questo momento centinaia di opere d'arte vi stanno aspettando, sia sul nostro sito dove potete andare a vederle e ovviamente previa registrazione potete andare subito ad accedere a fare le vostre offerte per la base d'asta, oppure potete, se siete comodi, venire direttamente qui in questa meravigliosa sede che veramente ha una sorpresa grandissima per gli occhi e anche effettivamente per chi ama l'arte, colma di opere d'arte eh, bellissime, eh, tutte oltretutto garantite dalla Casa D'Astia Sant'Agostino che risponde a tempo indeterminato dell'assoluta autenticità di quello che voi potete vedere in, in televisione che voi potete acquistare. E difatti lo slogan di Casa D'Astia Sant'Agostino è da 40 anni, da oltre 40 anni, perché li abbiamo già compiuti, l'arte di vendere l'arte autentica. Allora io vi ricordo che eh, abbiamo avuto una grandissima asta, veramente molto bella, con oltre 900 lotti, un'asta che era la numero 112 e che è terminata, è stata fatta nel 13. 14-15 e 15 marzo e adesso ci stiamo preparando per la successiva asta, la 113, che sarà il 13 giugno prossimo. E quindi ovviamente vi invito anche a contattare Casa D'Aste Sant'Agostino se avete anche opere eh, a, a Casa Vostra o comunque nelle vostre collezioni che volete eh, porre in asta in questa 113 asta, ripeto, del 13 giugno. Oh, intanto eh, vi ricordo ancora un'ulteriore un cosa. Se voi chiamate il nostro numero ai nostri numeri in sovrimpressione. Tra cui lo 011 43 77 770, e lasciate i vostri dati. Noi di Sant'Agostino vi portiamo, vi, vi spediamo senza spese, senza impegno il catalogo della prossima 113esima asta, cosa che abbiamo già fatto con la 112esima, e, e, e quindi eh, moltissimi ascoltatori, moltissimi fedeli clienti, moltissimi appassionati d'arte hanno avuto modo gratuitamente di avere questo bellissimo e grande catalogo dell'asta Sant'Agostino. Vi ricordo ancora una cosa che ovviamente al prezzo eh, di base va aggiunto il 20% dei diritti d'asta. Naturalmente, questo è logico che noi lo, lo diciamo sempre, anche se voi sicuramente lo sapete. E torno a ripetere che la Casa d'Asta e Sant'Agostino risponde a tempo indeterminato dell'assoluta autenticità delle opere che voi vedete e che voi andrete ovviamente a, eh, a concorrere per, per poter eh, accedere al loro, alla loro vendita e eh, alla loro asta. Allora io inizierei a chiedere alle telecamere di fare una rapida panoramica perché veramente abbiamo delle opere spettacolari. Partiamo dalla mia destra, quindi dalla vostra sinistra e abbiamo eh, il suonatore di chitarra di Bucci, che è il numero 9, Anselmo Bucci. Vedete dei numeri vicino alle opere perché quando andiamo dettagliatamente, ovviamente a spiegarle, eh, le vedremo in ordine di sequenza numerica. Sotto Bucci abbiamo René, René Paresche, con I tetti di Parigi, un'opera bellissima anche questa. Qui sopra abbiamo la numero 15, parliamo di Alberto Pasini, La gorge aux loups della foresta di Fontainebleau. Sotto abbiamo Vittorio Avondo con uh, Le barche sul fiume, un altro grande maestro. E poi dopo, sotto ancora, abbiamo Telemaco Signorini con questo Castello di Roccato. Spero che anche qui la telecamera già inquadri bene. Questa grande opera segnalata dal numero uno è l'attesa di Arturo Faldi, dopodiché sopra abbiamo Andrea Tavernier dopo la tempesta e poi qui Gigi Chessa con il boschetto, Gigi Chessa uno dei sei di Torino, i sei di Torino che vengono presentati in questa piccola panoramica da Gigi Chessa e da Francesco Menzio che abbiamo là con Oneglia. Spero che la telecamera ce la faccia inquadrare perché è su una parete opposta a dove mi trovo io. Poi eh, lascio spazio al numero 8 che è Aroldo Bonzagni, Il Ragno Azzurro, e poi Omini con tavolo, il numero 6 che è Ottone Rosai. Poi questo bellissimo Celestino Turletti, Il Carnevale, che campeggia nell'angolo delle due pareti. Ed eccoci che ci spostiamo, e qui abbiamo Alessandro Lupo con Il mercato di Chivasso e Giuseppe Gheduzzi con Baite in montagna, quindi opere anche queste potete ammirarle già subito così in questa piccola panoramica. Mi sposto, abbiamo due opere veramente eccezionali che campeggiano: Lorenzo Viani, Il viandante, e subito sotto Vittorio Bussolino, Abbeverata al tramonto. E poi all'estrema mia sinistra, quindi alla vostra destra, abbiamo una grandissima pittrice, e quindi Leonor Fini con eh, Borgata Marinara, e poi Angelo Garino con eh, Nis nice 1900. E abbiamo, come dire, eh, fatto una brevissima panoramica, cari amiche e cari amici, per darvi un pochettino, un assaggino generale del livello del tenore di queste opere, con queste grandissime firme, e abbiamo quindi fatto una, come dire, un insieme di opere che non vogliono rappresentare nessuna specifica corrente o nessun specifico periodo, infatti ci muoviamo da 800, anzi addirittura da prima dell'800, un'opera, il carnevale che è prima dell'800, al secondo 900. Allora, che dire? Siamo in mezzo a una, a una grande esposizione d'arte, 18 opere che compendiano un periodo vasto di due secoli. Tutte firme importantissime, tutti grandi autori italiani, ma non solo. Eh. Allora, partiamo da questa meraviglia? Caro cameraman, io direi di inquadrare subito Arturo Faldi con l'attesa, e eh, io intanto vado a vedere subito la scheda di Arturo Faldi, eh che lui inizia eh, come pittore di eh, arte sacra, di argomenti sacri e poi si evolve sempre di più e si dedicherà sempre più spesso al paesaggio, e lo vedremo, e al paesaggio in particolare toscano, al paesaggio ma anche al ritratto, perché lui ovviamente rappresenterà tutta una serie di figure inserite dentro dei paesaggi toscani. È un artista che travalica anche lui i confini nazionali perché inizia con delle mostre a Milano, a Firenze e poi procede con Monaco e poi va al Salon de Paris con un grande successo, un grande successo che gli viene tributato proprio per questo suo nuovo, diciamo, indirizzo artistico. Allora, lui nasce a Firenze, muore a Firenze, parliamo del 1856 la nascita e del 1911 eh, la morte. E eh, questo dipinto in particolare, che si intitola, come ho detto prima, L'attesa, è un olio su tela, è un bell'olio importante, di grande formato, è eh, 70 x 51,5, con l'opera firmata in basso a destra. Io, qui, chiederei alla telecamera di inquadrare bene questo angolino, questo angolino dove ovviamente c'è la firma, e poi andremo a vedere i vari particolari dell'opera. Eh. Allora, la pittura intanto di Faldi è sempre caratterizzata da un forte realismo e lo vediamo anche in questa, in questa bellissima tela. Eh, lui ehm, coglie ogni elemento del naturale. Telecamera guarda, se tu spazi su questi fiori eh, selvatici, su queste piante, su questi alberi come sono stati trattati per poi andare a vedere questa figura centrale di questa forte donna contadina, con questa postura un pochettino, come dire, eh, di chi è abituato a, a, a subire la forza degli elementi, di chi è abituato a lavorare, si eh, protegge lo sguardo eh, di questo viso, anche severo, si protegge lo sguardo con la mano perché? Perché il cielo è decisamente abbacinante, abbagliante. Quindi c'è una grande luce oltretutto resa in un modo delicatissimo, con degli azzurrini che si sfumano in rosacei, con dei tocchi di giallo, veramente una, un capolavoro di, di resa cromatica delicatissima del cielo, pare quasi monocromo, ma assolutamente è eh, molto complesso di costruzione, e questa figura appunto femminile che sta lì in, questo, in questa giornata molto, molto, molto luminosa e si protegge guardando. Cosa non sappiamo, chi non sappiamo, l'arrivo dell'uomo dei campi, un bambino, il suo figlio, i suoi figli che stanno correndo nei prati, questo non possiamo saperlo, però intanto possiamo ammirare con quanta cura. È stato reso l'abito di questa donna, il vestito di questa donna semplice da lavoro, eh, con un foulard che ovviamente serve per proteggersi anche dal sole e con un grande grembiule rosa che fa da contrasto a questo abito eh, di colore scuro con dei toni blu e verdi. Fanno da de sfondo delle montagne non alte perché stiamo parlando comunque dei paesaggi toscani. Eh? Allora, io eh, cosa posso dire? Una perizia esecutiva elevatissima, un'abilissima scelta cromatica, un'opera di Arturo Faldi, fiorentino, 1856-1911. Già Bottega d'Arte di Livorno di Montecatini Terme con etichetta sul retro. Un'opera che ha una stima, e iniziamo subito con queste opere che sono tutte importantissime, ma che avranno dei prezzi di base d'asta assolutamente accessibili, come tradizione di noi di Casa d'Aste Sant'Agostino. Allora attenzione, care amiche e cari amici, amanti dell'arte: parliamo di una stima minima 35.000, massima 50.000 euro, ma abbiamo una base d'asta veramente accessibile di solo 25.000 euro. Per un'opera di un grandissimo artista. Allora, 25 mila euro, la telecamera spero abbia fatto le sue puntature e sui particolari. Io sto 10 secondi, 15 secondi zitto proprio per lasciarvi godere questa prima opera che abbiamo presentato. eccoci qua. Allora, davanti a un'opera anche questa di un grande maestro, di un caposcuola, parliamo di Vittorio Avondo, Torino 1836, Torino 1910, un artista paesaggista che ha segnato un, un, un momento importante dell'arte italiana, dello sviluppo della pittura italiana, tanto è vero che appunto la sua scuola di Rivara, i, i pittori della scuola di Rivara, eh, lui è stato il caposcuola appunto e eh, parliamo di, di, un, di un personaggio che eh, ha vissuto sia a Torino sia a, a Lozzolo in diversi anni. Ve lo ricordo questo perché è stato un personaggio importante, è stato direttore del Museo civico di Torino dal